Niente, mi sembrava corretto partire anche dalla citazione di quali sono stati i punti di riferimento, le persone di riferimento per questa mia attività, che è un'attività tra le che considero un'attività sui fondamenti della fisica, toccando tutti gli aspetti connessi alle problematiche dei fondamenti, l'aspetto storico, l'aspetto teorico, l'aspetto anche sperimentale. E quindi devo sicuramente citare tre persone, Franco Selli, Riccardo De Marzo, Mauro Di Giandomenico, che probabilmente i primi due conoscete sicuramente, il terzo è conosciuto da alcuni di voi, però è stato molto importante per lo sviluppo di questo rapporto tra storia della fisica e ricerche sui fondamenti nell'Università di Bari. E credo anche al di fuori dell'Università di Bari. E comincerei sicuramente con Franco, perché raccontare dei rapporti tra storici della fisica e persone che lavorano nei fondamenti della fisica non può prescindere da partire da quello che è stato il mio maestro, il mio mentore, Franco Selleri, che ho incontrato nel 1971 a Bari, era appena ritornato dal suo secondo viaggio negli Stati Uniti d'America, con una posizione molto netta e molto contraria. Era partito inizialmente come un fisico delle particelle elementari, era ritornato invece con una posizione fortemente contraria alla meccanica quantistica e diciamo, all'impostazione culturale di questo approccio. Da giovane studente che doveva fare la tesi, fece un giro, credo come si faceva in tutte le università, presso i vari docenti che erano stati miei insegnanti, per domandare loro se avessero una proposta interessante da farmi. Franco Selleri non era stato il mio docente. Avevo avuto un altro docente di fisica teorica, il professor Costa, bravissimo fisico, bravissimo docente, ma che ebbe la sfortuna di fare un esperimento didattico, e cioè quello di utilizzare il Dirac come strumento, elemento, diciamo, libro di testo per la didattica. L'effetto fu che su 70 persone uno solo prese l'indirizzo teorico, tutti gli altri corsero a fare gli sperimentali, d'accordo, per evitare la fisica teorica. E io fui quella, la singola persona che scelse l'indirizzo teorico. Franco mi propose, mi aprì un mondo completamente nuovo, c'era quello del paradosso di EPR, della disuguaglianza di Bell, della possibilità di mettere in crisi una teoria che per me era stata una teoria critica, cioè ho vissuto il trauma del passaggio dalla fisica classica alla meccanica quantistica senza, diciamo, i passaggi intermedi che generalmente ora vengono utilizzati, cioè passare dalla descrizione delle traiettorie ai vettori di stato direttamente all'improvviso, senza nessuna preparazione. E incominciò questo rapporto importante che aveva messo insieme, che ha messo insieme aspetti di fisica teorica, problematiche sperimentali, perché mi sono poi anche cimentato sul fronte degli esperimenti, perché avevo capito che quelli erano elementi fondamentali, cioè che poi alla fine l'idea della disuguaglianza di Bell era che tu potevi con un esperimento verificare la correttezza o no di una serie di ipotesi teoriche, lo studio dei fondamenti delle epistemologie e ovviamente quindi contemporaneamente il problema del rapporto con la storia, cioè come evolvono le teorie, come i fisici per arrivare a una certa conclusione hanno seguito percorsi in parte soggettivi, in parte oggettivi. E questo intreccio si è sviluppato, diciamo, per tutto il periodo, con fasi alterne, devo dire, del periodo nel quale l'aspetto teorico è stato importante, poi è stato importante con l'esperienza di Catania l'aspetto, le problematiche sperimentali, ho imparato a lavorare al tornio, a fare cose banalissime che si fanno in un laboratorio, ma che diciamo, sono parte integrante dell'organizzazione di un fisico sperimentale, lo studio dei fondamenti della teoria e lo studio della storia della teoria. Una delle prime
operazione che facemmo con Franco fu quella di andare a Copenaghen presso il Niels Bohr Institute per leggere diciamo, l'archivio di Niels Bohr. Era un archivio, per chi ha fatto ricerche negli archivi degli anni 70-80, sanno benissimo come erano organizzati gli archivi, non c'era niente di digitalizzato, c'era tutta una serie di microfiche, bisognava passare ore intere a scansionare queste microfiche e vedere quello che era interessante o non interessante. È stato il primo contatto con un archivio storico, molto istruttivo. Molto chiaro, almeno per Franco era molto chiaro quello che stavamo scoprendo, per me non era affatto ancora chiaro, erano soltanto dei pezzi di un puzzle che bisognava ricomporre, che ho ricomposto poi col tempo successivamente. Nello stesso periodo, non so come, ogni tanto mi domando come mai, arrivarono pari delle borse del CNR per la didattica della fisica. Probabilmente erano state messe a disposizione dal gruppo del CNR sulla didattica della fisica, non so bene tutta la storia, mi piacerebbe poi anche ricostruirla. E questo mi dette la possibilità di rimanere a Bari subito dopo la laurea per un anno lavorando su queste tematiche e affrontando anche l'aspetto della didattica della fisica e della meccanica quantistica. La mia prima tesi che ho seguito come docente è stata proprio un'analisi critica dei libri di testo per i licei sulla meccanica quantistica. Non racconto i risultati di questa operazione, quanti errori avevamo trovato dentro questi libri con Franco. In quel momento, Franco, come racconterò nella posizione, nella slide successiva, era molto interessato a un rapporto con Jamonat, perché Jamonat aveva pubblicato nel 1972 il sesto volume della sua storia del pensiero filosofico e scientifico, e lì, praticamente pensiero filosofico scientifico, e lì c'era un capitolo scritto da Tagliagambe che riguardava l'interpretazione della meccanica quantistica nel Bursa alla luce del materialismo dialettico. Mi ricordo che questo era il titolo. E quindi i contatti ci sono, abbiamo anche ricostruito poi anche nel lavoro che ha fatto Gigi Romano su Franco Selleri, i contatti con Jamonat che ha avuto Franco, che si sono concretizzati in quegli incontri importanti alla Domus Galileana. Credo che in quell'incontro ho conosciuto tutte le persone della mia generazione che sono qui presenti e sono state un'esperienza interessante per la formazione di tanti storici della scienza, in particolare anche di storici della fisica, e lì c'è stata un'interazione ricca nella quale le problematiche filosofiche, come voi sapete, era, diciamo, un marxista, d'accordo? Quindi dava una lettura materialistica della storia, le problematiche tipiche di una ricerca storica e le problematiche dei fondamenti si sono incontrate e alcune volte si sono anche scontrate. Mi ricordo scontri abbastanza accesi eleganti, ma accesi tra Franco e Jamonat e le altre persone partecipanti. In questo quadro generale, un elemento importante, credo, nel dibattito sui fondamenti in Italia è stata la pubblicazione del libro di Tagliagambe sulla meccanica quantistica e l'URSS. Non so se ve lo ricordate, penso che molti di voi lo hanno nella biblioteca, questo libro, questo tomo abbastanza articolato con una bella copertina gialla. Tagliagambe in quel periodo stava in Unione Sovietica, aveva fatto questa pubblicazione, è rientrato nel giugno del 1974 o 75, non mi ricordo, 74 in Italia e io nel frattempo partivo per l'Unione Sovietica con l'idea di studiare
i progressi dei fondamenti della meccanica quantistica in Unione Sovietica e di studiare anche il rapporto tra filosofia e storici sovietici con la meccanica quantistica. E lì è stata, una parentesi moscovita, partita con grande entusiasmo e conclusa con molta delusione. Perché grande entusiasmo? Perché mentre io arrivavo a Mosca, Tagliagambe partiva da Mosca, ma quando dico mentre, è proprio mentre, cioè noi ci siamo fatti una lunga chiacchierata nella hall dell'Agostini's Academy Nauk, che era, diciamo, l'albergo per gli stranieri che lavoravano all'Accademia delle Scienze di Mosca. Io stavo entrando con le valigie e lui stava uscendo con le valigie per ritornare in Italia. Molto interessante l'interazione con Tagliagambe, deludente l'interazione con i fisici sovietici e poi anche con Milenovskij, che era il capo della struttura diciamo, ideologica del materialismo dialettico in Unione Sovietica. Capii subito che i fisici sovietici erano completamente disinteressati a un dibattito storico e critico sulla meccanica quantistica. La loro preoccupazione era, come quella dei fisici occidentali, pubblicare e pubblicare cose che fossero accettate dalle riviste, soprattutto non sovietiche, e che o Milenovskij e gli altri lavoravano ormai sopra questo modello di interpretazione della fisica quantistica che faceva acqua ormai da tutte le parti. E va bene, però è stata un'esperienza importante e interessante. Quando siamo rientrati in Italia, ho trovato di nuovo Franco disponibile a interagire e abbiamo messo su un discorso, una strategia diversa, che era quella di cercare di farci spazio all'interno della fisica stessa e non pensare di poter risolvere queste problematiche in maniera più ampia e più generale. Elemento importante di tutto questo intervento poi ci sarà il ruolo di Carlo De Marzo. Carlo De Marzo credo che sia stato uno dei fondatori o comunque uno dei partecipanti, ora forse Pasquale potrà avere informazioni più precise, del gruppo del CNR di Storia della Fisica. Perché l'interazione, mi ricordo che Carlo De Marzo abbia partecipato praticamente con grande costanza a quasi tutti gli incontri alla Domus Hodeggiana organizzati per discutere di fisica. Ma tra l'altro Carlo De Marzo è stato docente di storia della fisica. Allora vi ricordate che la storia della fisica era l'alternativa a ora un altro insegnamento che credo era fisica atomica, per l'indirizzo didattico della laurea in fisica. E Bari aveva istituito questo insegnamento di docente di storia della fisica affidandolo a Carlo De Marzo. E per anni Carlo è stato docente di storia della fisica e quindi per anni, diciamo, è stato il nostro punto di riferimento locale per quanto riguarda questi aspetti storici. Credo che Carlo in quel periodo abbia anche scritto un libro sopra le radici dell'elettromagnetismo classico. Non lo so localizzare direttamente nel tempo perché ce l'ho in dipartimento e oggi il dipartimento era chiuso perché un albero stava cadendo davanti all'ingresso del dipartimento, quindi praticamente trovavo i vigili del fuoco che impedivano a tutti di entrare. Carlo De Marzo aveva quindi questi contatti con gli storici della fisica e mi propose alla fine degli anni Ottanta di prendere il suo incarico come docente di storia della fisica, passando lui direttamente, aveva un interesse diretto per l'astrofisica. Era i primi tempi nei quali si cominciava a parlare di fisica delle particelle fatte attraverso i satelliti, quindi diciamo lui ebbe questo grande interesse. E
Insieme a questo insegnamento, lui mi dette anche l'incarico di interessarmi della piccola raccolta di strumenti di fisica. E così, da un momento all'altro, mi sono ritrovato a dover organizzare corsi di storia della fisica, fare tesi di storia della fisica e contemporaneamente di interessarmi di museologia, quindi una serie di interessi particolari. La museologia è stata per me una grande scoperta, io ne parlo in maniera, diciamo, personale, ma questo è un elemento importante. Perché poi la museologia ho scoperto che era invece un filone comune che toccava molti dipartimenti di fisica, molti ricercatori che erano vicini alla nostra area. Io ho conosciuto tutta una serie di persone che voi conoscete perfettamente, partecipando quindi, imparando molto dagli altri sugli aspetti di museologia in questo settore. La terza persona che ha permesso sicuramente una grande connessione tra le ricerche dei fondamenti che nel frattempo andavano avanti e che in un certo senso negli anni 70 e 80 avevano trovato grande ostacolo in Italia. Credo che poi di queste cose bisognerà prima o dopo parlarne dal punto di vista storico. Cioè l'Italia si era trovata in una situazione particolare di essere una delle prime nazioni europee che incominciava a discutere dei fondamenti della meccanica quantistica, dei problemi degli stati entangle e così via, ma anche la nazione più conservatrice dal punto di vista delle ricerche sui fondamenti della meccanica quantistica. Con una situazione anomala, per cui che con Franco chiamavamo Nemo profeta in patria, per cui Franco era perfettamente conosciuto all'estero, viaggiava tranquillamente all'estero, era invitato da tutte le parti. Quando io, come giovane ricercatore, chiedevo di andare all'estero, tutti quanti mi accettavano, ma in Italia queste ricerche erano considerate eretiche, in maniera particolare anche all'interno dell'ambiente della fisica e anche all'interno dell'ambiente dell'area di sinistra, chiamiamola così, dell'area progressista della fisica. Mauro Di Giandomenico invece ci dette una sponda interessante all'interno dell'università, perché docente di storia della scienza, venendo da studi completamente diversi di medicina, di storia della medicina, era interessato a caratterizzare in maniera veramente interdisciplinare il seminario di storia della scienza. Quindi chiamò intorno a questo seminario di storia della scienza persone che avessero competenze in psicologia, ma anche in medicina, anatomia, chimica, fisica, e chiamò Franco, direttamente Franco Seller, e poi ovviamente io segui Franco in questo contatto. Direi che anche l'interazione con Mauro Di Giandomenico ha aperto i nostri fronti, perché abbiamo trovato un ambiente disponibile non solo ad ascoltarci e darci spazio, ma anche a investire risorse in questo quadro particolare. Il dottorato in storia della scienza ebbe primi anni 2000 un finanziamento della Comunità Europea e la politica intelligente di Mauro Di Giandomenico fu quella di non considerare il dottorato come un dottorato di pari, ma lo considerò come un dottorato a disposizione diciamo, di tutta la comunità di storia della scienza. L'80% dei nostri dottorandi di ricerca venivano da fuori Bari, quindi non erano, diciamo, la maturazione di un percorso tutto interno. Qualcuno delle persone ora qui presenti ha fatto il dottorato presso di noi. Il principio fondamentale che Mauro instaurò era che bisognava prendere le persone più brillanti, più interessanti e dare a loro la possibilità di procedere. Devo dire che da questo punto di vista i risultati del dottorato in generale sono stati veramente molto positivi, perché da un'indagine che abbiamo fatto recentemente su 70 persone che hanno preso il dottorato
in tutti questi anni a Bari, il 50% ha trovato collocazione in un'università italiana o straniera, che credo che sia una percentuale molto elevata, non soltanto per un dottorato di area umanistica, chiamiamolo così, ma anche per un dottorato di area scientifica. Credo che la percentuale delle persone che rimangono a fare attività di ricerca con un dottorato in fisica siano dell'ordine del 20-30%, ecco, tanto per fare un confronto. La relazione interessante di Mauro Di Giandomenico, che anche mi permise, fondando insieme a Carlo De Marcio e altre persone il Centro Interdipartimentale di Servizi per la Museologia Scientifica, di allargare l'orizzonte dell'aspetto museologico dalla piccola raccolta oggettivamente non molto significativa degli strumenti del Dipartimento di Fisica alle problematiche più ampie, più generali della museologia scientifica. E questo ha avuto un grande impatto non soltanto all'interno dell'Università di Bari, ma credo Pasquale penso lo possa confermare, ha avuto anche un grande impatto sull'idea di far nascere un collegamento tra le università e far nascere una problematica specifica che era quella della museologia scientifica universitaria. L'esperienza della Commissione CRUI per i musei scientifici, con la quale io ho collaborato in maniera intensa, come anche molti di voi hanno fatto, e sicuramente è stato un momento entusiasmante dell'attività, non solo di ricerca, ma anche di servizio fatta in questo settore, perché abbiamo messo insieme competenze, abbiamo messo insieme esperienze diverse, sensibilità diverse nell'affrontare le problematiche della museologia, ma un senso comune di appartenenza. E credo che l'idea che avevamo lanciato di costituire sistemi museali d'Ateneo che dovessero convergere in un unico sistema nazionale dei musei scientifici era un'idea valida, non completamente realizzata, ma soltanto parzialmente realizzata, che comunque ha dato grandi successi. Non so bene ora in quante università ci siano sistemi museali d'Ateneo, credo che sia nel 40-50% delle università, e credo che questo sia un risultato interessante del fatto che abbiamo mescolato competenze e mescolato anche saperi. Un altro risultato importante, credo che sul quale la comunità di Fisici ha dato un grande contributo, è stata la nascita e la definizione di un sistema di catalogazione unico per tutte quante le università. Pasquale si ricorda bene che questo problema era stato varie volte affrontato nella commissione CRUI, partendo dal fatto sempre che ciascuno aveva dei sistemi nei quali aveva investito parecchie risorse umane e anche finanziarie, e questi sistemi lentamente diventavano obsoleti dal punto di vista tecnologico. La possibilità di collegare la nostra attività con quella più generale del sistema generale del catalogo italiano è stata un'opportunità che noi abbiamo colto e che credo che continui a dare i suoi frutti. Ormai le schede catalografiche che noi abbiamo messo a punto praticamente, diciamo, a costo zero, perché fu lavoro volontario delle persone presenti in quella commissione, sono ancora quelle utilizzate sistematicamente da tutti quanti, e credo che questo sia un bel esempio di come, mettendo insieme ancora competenze diverse, si possano veramente fare grandi contributi, si può dare grandi contributi. Bene, io non so se ho già bruciato tutto il mio tempo, però non ho sentito ancora uno squillo, quindi posso andare tranquillamente verso i risultati. Credo che la valutazione complessiva che si può fare è che le ricerche sui fondamenti, che ora hanno una validità, una maturità scientifica affermata, immaginate che
la Comunità Europea ha stanziato 10 miliardi di euro nei prossimi 10 anni per sviluppare applicazioni delle ricerche sui fondamenti della meccanica quantistica nel campo applicativo. Beh, insomma, questi risultati sono risultati importanti. Credo che l'interazione tra gli storici della fisica e le persone che hanno lavorato nei fondamenti sia stata fruttuosa non soltanto per l'Università di Bari, non soltanto per me, ma credo per tutto quanto il resto della fisica. Abbiamo ancora dei momenti di tensione e dei momenti di frattura quando si parlava del confronto tra storici della fisica e storici della scienza, che è una problematica che ci portiamo avanti da tanto tempo. Dobbiamo anche pensare poi a una problematica interna tra fisici che fanno storia della fisica e fisici che fanno il resto della fisica senza preoccuparsi della storia, d'accordo? Che è una problematica che dovrebbe essere forse un pochettino più affrontata, anche in termini quantitativi, cioè quanti corsi ancora di storia della fisica sopravvivono, qual è il ruolo degli storici della fisica all'interno degli studi di fisica moderna. Però sicuramente questa interazione è stata positiva. È stata positiva anche quella l'interazione con la CRUI, e posso concludere con un elemento di soddisfazione personale, un ultimo risultato che penso sia più positivo non solo per Bari, ma credo anche per tutta quanta la nostra società, è il fatto che l'Università di Bari sta chiamando un nostro membro, l'ALLI, come RTDB. I tempi burocratici sono espansi in maniera spaventosa. Una cosa che generalmente veniva fatta negli anni precedenti in 2 o 3 mesi, ora sta richiedendo più di un anno, però, e quindi l'ALI non ha ancora preso servizio a Bari, però diciamo tutte le pratiche sono state avviate, e credo che questo sia un buon risultato, il fatto che l'università chiami e investa una parte delle proprie risorse per chiamare un ricercatore del nostro gruppo maturo, che ha fatto esperienza all'estero, però che riusciamo a riportare in Italia. Bene, io grazie Augusto della relazione e delle sottolineature, così, considerando che ti sei interessato dal punto di vista della ricerca con significativi risultati di fondamenti della fisica, questa tua molteplicità di interessi sicuramente è una delle caratteristiche di molti componenti della nostra società.